In sottofondo le sirene, non so se riusciamo ad andare. Proviamoci, andiamo da Marco Brambilla per un saluto al volo. Marco Brambilla, un saluto, e cosa ti aspetti da questa gara che sta per iniziare? Ciao Anna, tutto bene, fa solo un po' di freschino qua in macchina, quindi ci vorrebbe una copertina per riscaldarsi un po'. Comunque vediamo come va, c'è Gianluca Nigro che è fortissimo e sarà una bella lotta. Bene, in bocca al lupo. Dopo questa beato lui, frescura che dire ci ha freschino in macchina. Bandiera verde in fondo allo schieramento, tra qualche istante l'accensione dei semafori e poi via libera per il via di gara 1 della Formula Classe Junior Italia, che scatta in questo momento. Ottimo lo spunto di Collivadino, meno bene invece Tiziano Frattini, che comunque riesce a sfruttare i cavalli della sua vettura per tenere a bada Nigro e Brambilla. Ci si avvicina alla staccata di curva 1 con un che ha coinvolto tre vetture. Per la precisione abbiamo Bonatti, Gattuso e un'altra vettura che non siamo riusciti a vedere. A questo punto con ogni probabilità ci sarà l'ingresso della safety car. Eccolo inquadrato in questo momento, Claudio Gattuso nella ghiaia. Sì, purtroppo una partenza non felicissima quella della Formula Junior, con un contatto decisamente anche abbastanza duro. Abbiamo visto la vettura...
passaggio. Un altro passaggio che vede di nuovo Nigro negli specchietti di Collivadino, pronto a sferrare l'attacco. La distanza non è proprio abbastanza ridotta da poter rappresentare un pericolo per Attenzione, Collivadino. Attenzione, si gira Brambilla. Oh, mamma mia, che punto, che brutto punto quello dove si è girato Brambilla in uscita. Probabilmente ha esagerato col gas. Attenzione al rientro in pista, non c'è nessuno in arrivo. Si guarda bene ovviamente intorno il pilota per evitare di incorrere in rischi inutili. Peccato, ha perso quindi l'opportunità di restare agganciato col gruppo lì davanti, mentre ancora Nigro e Collivadino.